ragazzi, parlateci del nuovo. Aspetta, libro. Scusa, che cazzo è? Mirabilandia qua, parco a tema. Non me la bene l'intervista. Allora, vai, metodo dello Stannis. Allora, ciao ragazzi, parlateci del nuovo disco. So che avete avuto qualche problema nella ricerca di un'etichetta che ve lo supportasse. Vabbè, dobbiamo proprio dirlo. Chi ne parla? Vai tu, tu sei il leader. Vabbè, il disco anzitutto si intitola Bloodstained Prophecy e sono 8 tracce, l'abbiamo registrato proprio in tempi record perché i soldi erano pochi e detto sinceramente partiamo non, subito a dire partiamo, diciamo le cose come stanno perché qua, allora in pratica siamo soddisfattissimi del lavoro fatto a livello tecnico, diciamo, musicale, compositivo. Ringraziamo il tenore che ha composto le canzoni. Vedete, e al di là di questo abbiamo avuto problemi con un'etichetta tedesca che abbiamo reso pubblico e sputtanato ampiamente. Vuol dire sputtanato? War City Records. War City Records. Con la doppia V. Lui si chiama Andre. Niente, speriamo di incontrarlo quanto prima per stare un po' insieme. Così la serata romana. Sì, è bella. Alla fine il CD ce lo siamo poi stampato con i soldi. Sì, alla fine è pagato tutto noi, autoprodotto al 101. Il terrore ha fatto gli straordinari. Lui, che faccia provare. Ha perso i capelli. Bene, ma cerchiamo di condurre un'intervista un po' più seria. Seconda domanda: come vedete il futuro della scena hardcore, soprattutto in Italia? Malissimo. No, cioè, ormai non c'è più niente. Già da qualche anno, sono almeno 3 anni che ai concerti. La gente va man mano. C'è sempre meno gente, sì. Sì, sai cosa? Che come in Italia funziona per mode. C'è stata la moda negli anni 90 del power metal, del doom, dell'epic. Poi c'è stata la moda dell'hardcore, quindi tutta la gente sarà ai concerti, tutte le X in faccia, in fronte, ovunque. Cioè, finisce la moda dell'hardcore, si fa la scrematura, restano in pochi e quelli che restano continuano in qualche modo a portare avanti un discorso con difficoltà. Perché ovviamente non ci sono i posti per far suonare. Esatto, perché i locali chiudono. I promoter vedono che è la crisi, è la recessione. Ci hanno fottuto lo specchietto della a proposito, a Milano. 4 terroni, vergognati. 4 terroni a Milano si fanno inculare. Siete dei ladri. Vabbè, questa è la crisi. Terza domanda. Vai. Sappiamo che siete di Salerno. Cosa vi spinge a fare così tanti chilometri ogni volta che dovete suonare, anche solo in Italia, a superare le difficoltà che sappiamo esserci dietro l'organizzazione di una data? Io farei rispondere al brutale, che sennò... Mi alzerei anche la riserva. Io sono di Cava dei Tigre. Vabbè. È la passione che ci spinge a fare tanti chilometri. Soprattutto quella. Sì, è soltanto quella, perché anche visto e considerato, non parlo manco di cachet, parlo di rimborsi. Non mi ridere in faccia, cioè, pietà. Almeno parlo di rimborsi, cioè i rimborsi non sono più quelli di una volta. Per cui il casello aumenta, la benzina aumenta. Noi i rimborsi diminuiscono, per cui Salerno, Milano ad esempio non... Cioè noi in media ogni concerto facciamo dalle 8 alle 24 sì, ore di viaggio. Più vicino, il concerto più vicino è stato Roma, per esempio. Sì. Che sono 3 ore. 3 ore di macchina, sì. Però proprio perché ci crediamo in questa cosa, saremo stupidi, però sono ormai 8 anni, quasi 8 anni che continuiamo a portare avanti questo discorso con la passione, divertendoci soprattutto, perché è una passione. E poi diciamo, il sabato sera a Salerno non c'è un cazzo. E poi non c'è un cazzo a fare. Quindi al posto della pizza ci andiamo a fare una sonata. Per fortuna suoniamo, perché sennò erano cazzi. Sì. Ok, quarta domanda. A proposito della vostra provenienza, c'è scritto anche la risposta. Cosa ci potete dire riguardo al panorama musicale del Sud Italia e le possibilità che hanno le band emergenti che provengono da lì? Da dire, alla fine, per quanto riguarda i locali, c'è poco da dire perché chiudono inevitabilmente, visto e considerato che comunque la crisi porta, e questo il discorso che abbiamo fatto prima della scrematura, della gente che non va ai concerti. Inevitabilmente le spese sono altissime, poca la gente, il regime di ascolto, diciamo, dei concerti. Però c'è da dire che sono moltissime band valide che purtroppo non riescono a costruire qualcosa perché è diventato impossibile anche avere una sala prove giù, okay. Per le spese, l'affitto, eccetera, eccetera. Per cui un gruppo cresce proprio, non,
clima proprio brutto, brutto, perché non c'è una scena, persone che ti seguono, che ti danno bravo, mi sei piaciuto, cioè è proprio brutto, brutto, brutto. E inoltre bisogna anche considerare il fatto che la distanza penalizza molto le band del sud Italia, sì. Che anche per andare a suonare a Milano, per dire, cioè è una devo partire 2 giorni prima. Cioè un concerto all'estero ti comporta la traversata all'estero ti comporta la traversata del pianeta. Sì, infatti, cioè, abitare a Milano sai, è molto più facile. Nel senso sì. Che tu prendi l'autostrada e 3 ore sei. E vai a casa di Gigi. E vai a casa di Gigi, e ti metti il piatto di pasta. E poi anche da fuori sul divano di latte con i biscotti. Vai. Cosa c'è nel futuro del Kernel Zero a parte la promozione dell'ultimo disco? Ah, noi siamo già, a dire il vero, dato che comunque. E questo CD è vecchio. Ormai è vecchio. Infatti, volevo dire questo. Dato che comunque stiamo parlando di un disco nuovo, nuovissimo perché è uscito adesso, però per via di problemi di carattere discografico, cioè abbiamo perso un anno appresa. Cioè, l'abbiamo scritto quando avevamo 18 anni. Sì, infatti, io ricordo la mia chioma. Avevo i capelli lunghi fino a qua. Io avevo i capelli lunghi. Dreadlocks. Se fumo la marijuana. No, per cui ecco, noi abbiamo già dei pezzi pronti, però adesso vogliamo far girare questo disco per farlo ascoltare un paio di detti lavori, cercare di trovare. A noi sta bene pure fare il do it yourself per sempre, perché però, tanto è una. Però cerchiamo comunque ecco qualcuno in più che ci aiuti in qualche modo. Per il momento facciamo quello che più ci piace, basta suonare senza badare ai soldi, alle persone che stanno sotto al palco, intesi come numero. E quindi noi facciamo questo. Gigio. A parte Gigio che è un chiamatone. Altre domande? Vai, molto bene. Tanto noi sono le 17 e noi saliamo a mezzanotte, quindi voi. Ce la possiamo stare tranquillo. Se il tenero avesse i capelli sarebbe emo. Secondo me sì, alla giusta attitudine. Allora, io quando avevo i capelli ero emo, quindi sì. Possiamo dire di era sì. Emo e senza barba. Poi a un certo punto ha perso i capelli. Ho perso i capelli e per rimediare ho fatto una magari lo facciamo tatuare, perché dato che fa molto figo il chitarrista tatuato. Magari in Photoshop Gigio mi mette qualche tatuaggio, vediamo un po'. Ci stiamo lavorando. Noi sappiamo che in fondo il brutale è un pezzo di pane, ma allora perché si chiama così? Cioè, le leggende di Passiano, allora, il brutale nasce in una ridente cittadina di Passiano, un paesino di Passiano, che fa tipo 20 tipo 20 abitanti. Appena ci entri sta scritto su una parete con la bomboletta Passiano vi odia. Immagina di Passiano, c'era scritto con la bomboletta vi odia. Sotto il cartello, che benvenuti, cioè, Passiano. Sono 30 anime, capito? Allora, lui in pratica che fa? Girava per strada questa famosissima Punto Bianca, tipo con gli stereo, cioè con lo stereo, panda tipo gli bianca. Slayer, la panda bianca. Con il parabrezza sfondato. Macchia distrutta e girava tipo col braccio, il braccio da fuori, lo stereo a palla proprio, gli Slayer, sai, il gruppo più assurdo, con un adesivo Hydrogrind, e comunque lui stava là e per questo si è creata questa leggenda del brutale, perché ascoltava, era forse l'unica persona nel raggio di 200 km che ascoltava questa musica brutta. Sì, infatti, che stava là ascoltando. E quindi il brutale con l'articolo. Perché l'articolo è venuto dopo. Italianizzato. Sì, dai, girando, ecco. O brutal. Va bene. Secondo voi è possibile paragonare i fratelli Lanzetta alle gemelle Kessler? Sì, assolutamente sì. Io le tette. Ci sarebbe molto da discutere. Ma una cosa, lui ha rotto il cazzo mezz'ora con quel cazzo di rasoio mentre lui. Stamattina mi sono fatto la barba e mi ero dimenticato di chiudere la porta del bagno con il rasoio elettrico. Secondo me si sono svegliati anche a Mantova. Cinesi. Ah, sono un albergo di cinesi. Ho detto nulla contro i cinesi, però sai. Bravissime persone. Bravissime. Ultima domanda. Sì. Che Dio ce la mandi buona. Ma il tenero è così tenero che si spezza con un grissino. Ma che cazzo di intervista è? Gizio, voglio sapere. Un editore morbido, però guarda. Ci vestivamo da clown e facevamo uno spettacolo lì. E il tenerone si piega ma non si spezza. Rimbalza. Il brutale insegna è questo. Brava Vale, complimenti per le domande, molto serie. Brava, alta valenza semantica, bravissima, bravo. Complimenti anche a Gigio, bravo.